Benvenuti a tutti. Oggi è domenica, 9 ottobre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Giù di giorno, sulla notte. La giornata non si prospetta granché, peccato proprio di domenica e con tanta voglia di moto e di velocità. Ma con la Luna, Nettuno, Mercurio, Marte, tutti contro, meglio non esagerare e non cacciarsi nei pericoli. Di desideri ne avete parecchi e tutti tentatori, non soltanto in senso sportivo, anche amatorio e godereccio. Per non parlare degli acquisti, per i quali la mano bucata come un colabrodo è sempre pronta a sfoderare il portafoglio. Certo, per la casa fate la spesa, ma che spesona, basterebbe per un esercito, non resistete alla tentazione di acquistare utensili, qualche prodotto gourmet, oppure regali per gli amici in zona compleanno. Giusto, ma perché scegliere cose così costose? Tanto più che i risparmi che dovreste accantonate ma non ci riuscite, vi servirebbero per concretizzare un sogno o dare foraggio all'impresa messa in piedi con tanti sacrifici. E invece niente da fare, difficile andare contro natura, soprattutto in persone così istintive e naturali come voi. Di tutt'altro stampo la serata, grazie al passaggio lunare che verso l'ora dell'aperitivo si attesta in Ariete, segno di fuoco in trigono al vostro, dove la bianca signora incontra il vostro astro guida Giove. E allora sciambola, amore, ballo, svago, tutto concesso. Notizia sorprendente in arrivo, notizia importante che vi sorprende, che vi rende felici, che vi emoziona. Posta in arrivo, telefonate, email, messaggi in generale, atti, notifiche. Una notizia che vi metterà di buon umore. Il tempo passa velocemente per cui è bene non sprecarne troppo, anzi non sprecarne affatto. L'amore è oggi vissuto a fasi alterne. I nati di lunedì potranno fare incontri quanto mai interessanti. Nettuno favorevole aiuta lavoro, carriera e commercio. Non riuscirete tuttavia a poter contare su Giove che appare in aspetto poco felice e soprattutto poco propenso a darvi le occasioni giuste. Oggi potreste rimpiangere un vostro ex amante con il quale avete avuto una relazione extra e accorgervi di aver sbagliato tutto, proprio tutto. Anche se le risorse sono modeste e avvertite un po' la crisi, tuttavia sarete spinti a pensare di organizzare un viaggio, breve ma intenso e con amici fidati e veri. Oggi portate tanta pazienza in ogni questione. Avete Marte e Mercurio che non favoriscono comunicabilità e vi faranno irritare oltremodo. Meglio trascorrere la serata da soli o in compagnia di veri amici. Sei commerciante e vendi prodotti agricoli, metalli o pellami? Un giorno per andare alla grande. Non lasciarti disorientare da imprevisti. Una persona amica ti aiuterà. Pianificate per tempo le vostre cose di oggi, non lasciate nulla al caso. Mercurio e Marte, a tratti, potrebbero interferire nei processi di comunicazione e crearvi qualche problema. Oggi un vostro sogno d'amore potrebbe avverarsi, in fondo basta crederci e volerlo. Tuttavia, soprattutto ai single, va raccomandata prudenza e di non confondere lucciole per lanterne. Se oggi ci sono buone opportunità, per alcuni si potrebbero davvero rivelare deludenti. Buone occasioni per programmare invio di curriculum vitae ad aziende e società per un lavoro nuovo e migliorativo. Non esagerate però con le richieste, potreste ricevere dei cortesi ma innegabili rifiuti. Cercate di organizzare i vostri impegni in modo da sfruttare ogni momento e non spendere inutilmente energie. Annotate tutto quello che spendete, quello di cui avete bisogno e tutto quello che fate. Qualche tensione in amore potrà essere risolta mostrandovi più comprensive e disponibili. Non lasciate che i piccoli contrasti diventino voragini tra voi e il partner, cercate innanzitutto un dialogo aperto e costruttivo. Forze planetarie attive, energetiche, propositive Sole e Giove, tanto per citare solo i pianeti più veloci, sono dalla vostra parte, specie se festeggiate il vostro compleanno nella prima decade. La costruzione paziente, intelligente, tenace di progetti futuri è in primo piano. Quasi a fare da contraltare le forze dell'espansione, della ricerca del piacere, dell'avventura rappresentate da Nettuno, transitano, invece,
temporaneamente, a vostro sfavore, specie se appartenete alla seconda decade. Alcune vostre brillanti ambizioni richiederanno momentanee rinunce. Ma saranno limitazioni pensate e programmate in vista di prossimi sicuri successi. Domenica sottotono almeno per voi, mentre gli altri, impersonati da Marte all'opposizione, vi marceranno letteralmente con i piedi in testa. Giornata sottotono dunque non solo per colpa del pianeta rosso, responsabili anche la Luna, Nettuno e Mercurio in conflitto tra loro e nei vostri confronti. Già non amate svolgere le faccende di casa. Se poi c'è qualcuno che vi osserva puntualizzando ogni gesto, vi salta la mosca al naso e non avete tutti i torti. Appunti e critiche anche per quanto riguarda la vostra gestione finanziaria, in realtà molto meno disastrosa del consueto, la crisi vi ha già insegnato parecchio e, a giudicare dal tempo per cui si protrarrà ancora, quando finalmente sarà finita anche voi vi sarete guadagnati il titolo di maestri di economisti o investitori navigati. Cambio radicale d'umore in serata grazie al passaggio della bianca signora in Ariete, dove incontra il vostro astro guida Giove. Meglio di così non avreste potuto sperare di concludere una giornata iniziata con la bocca amara ma chiusa in dolcezza. Amore ed Eros. Animosità scatenata dal pianeta rosso che con la sua puntina vi punge proprio nel posto sbagliato, provocando la vostra reazione. Sulle prime, strano ma vero per un sagittario, vi chiudete a riccio, ma poi passato l'attimo di sbigottimento impugnate arco e frecce e via, la vostra risposta sarà immeditata ed eloquente, fin troppo. Malintesi con la famiglia e con i vicini, evitate di dar spago a pettegolezzi e non ricamate di fantasia sul gossip che vi viene riportato, lo sapete bene anche voi che almeno tre quarti sarebbero da buttare. Pieno recupero in serata con momenti di incredibile serenità. Il partner si farà perdonare le battute infelici facendo il micione e i vostri figli, teneri pargoletti, saranno l'immagine della tenerezza in persona. Quando si sceglie qualcosa ci sono sempre dei rischi da correre che rendono più eccitante il tutto, ma c'è una bella differenza tra i rischi tutto sommato calcolati e quelli che lasciano presagire disastri. Non vi accorgete quest'oggi che gli interessi esterni possono in qualche modo distogliervi dal legame di coppia, legame che invoca invece la vostra amorevole cura e la costante dedizione. Interferenze esterne possono, a vostra insaputa, contrariare il partner. Alzate dritte le antenne, la luna positiva nel segno affine al vostro dell'Ariete, potrebbe farvi percepire l'umore della vostra dolce metà e rendervi chiari i suoi pensieri più reconditi. Lavoro e denaro? Grandi pulizie, acqua, sapone, ramazza, una volta alla settimana vi tocca e poi, finito questo, andrete anche a fare la spesa. Magari, se ancora avanza tempo, al vostro amatissimo mercatino delle pulci, dove trovate chicche imperdibili, almeno a vostro giudizio, perché gli altri tecnologi del terzo millennio li definiscono senza mezzi termini pattume. Domenica perfetto per disputare gare, ma se poi l'avversario vi straccia rischiate di restarci male. Mettete in conto anche questa eventualità a meno che poi, come succede per le squadre amatoriali, finita la partita con qualunque esito si procede a tarallucci e vino. Imperdibile un dibattito in TV, qualcuno definisce tutte le trasmissioni penose e si sbaglia, ci sono anche degli spazi culturali che vale la pena di visionare comodamente installati con i piedi sul divano. Grandi successi in vista per la vostra vita. Tutto procede in modo spedito. Siate più accomodanti. Si prospettano legami positivi nel vostro ambiente lavorativo. Bene per chi si occupa di università. Non vi date pensiero se non tutti vi apprezzano come meritereste nel vostro lavoro, Saturno è il vostro asso nella manica, specie se festeggiate il vostro compleanno in dicembre e, nel giro di qualche mese, farete ricredere chi adesso non vi sta considerando in un modo sbagliato. Benessere. Ritenzione idrica, colpa del sale che vi ostinate a porre in tutte le vivande. Buone se sono sapide, ma perché non sostituirne una parte con le spezie, quelle che oltretutto avete portato a casa dai vostri viaggi e sono rimaste lì in attesa in vasetti ordinati sulla mensola in cucina? Anche questo però andrà fatto con mano leggera,
esagerando in quantità superate un problema ma ve ne create un altro, diverso ma sempre fastidioso, quello dell'irritazione delle mucose e degli starnuti dovuti all'eccesso di questi magnifici condimenti stupendi sì, ma solo se dosati al punto giusto. Sapete bene quanto sia importante il vostro benessere, per questo motivo sapete come concedervi i giusti spazi di relax. Non fatevi condizionare da chi, intorno a voi, crede che sia una perdita di tempo. Per lei, giornata dedicata alla casa e ai vostri figli, che pretendono di aiutarvi nelle faccende, che tesori! Ma quanti disastri vi combinano! Ma anche il vostro lui non è da meno. In sintesi una famiglia di adorabili pasticcioni. Per lui, voglia di sport, già pronti e bardati per una lunga escursione nei boschi, ma in casa c'è qualcosa da fare, mammina ha bisogno per la spesa, il socio vi chiama per un consiglio e così tutto va in prescrizione. Rilassatevi, c'è ancora domani. Colore delle emozioni, viola. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 6, finanze, 7, benessere, 6. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.